Buonasera a tutti. Inviterei le persone che sono in piedi e in fondo a sedersi, così diamo inizio all'incontro. Benvenuti a questo primo incontro di un percorso informativo che il Comune di Ferrara ha organizzato sul progetto, anzi sull'idea progettuale del nuovo polo delle energie rinnovabili del Comune di Ferrara. Questo primo incontro è incentrato sul progetto, quindi approfondiremo tutte le tematiche relative alla geotermia e all'idea progettuale sviluppata per il Comune di Ferrara. Vi ricordo che i prossimi incontri sono in programma il 5 giugno su ambiente e geotermia, alla Sala Boldini, ore 17.30, e l'11 giugno su geotermia e salute, ancora in sala estense, come questa sera, alla stessa ora 17.30. Vi ricordo un'altra cosa per tutti coloro che sono intervenuti: in fondo alla sala ci sono delle richieste di intervento che possono essere compilate con le domande che potete rivolgere ai nostri relatori. Potete lasciare anche delle mail, così verrete contattati e alle vostre domande saranno date comunque le risposte. A tutte le domande che arriveranno, mi informa l'amministrazione comunale, saranno date risposte dai tecnici o dai politici e quindi saranno pubblicate. Quindi a nessuna domanda verrà ignorata. Dunque, siccome i temi sono tanti, le domande molte e i relatori sono due, ma abbiamo anche altri esperti, altri rappresentanti che possono poi intervenire per dissipare i dubbi che sono sorti nei cittadini ma anche nei comitati civici, io partirei subito e darei anche tempi molto stretti ai primi interventi, così possiamo dare spazio appunto alle domande. Vi presento intanto i relatori, non hanno bisogno di presentazione, nella fattispecie il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, che è intervenuto qui per confrontarsi con la cittadinanza sul progetto, e alla sua sinistra abbiamo il professor Bruno Della Vedova. Perché mi soffermo su di lui? Perché ha un curriculum molto ricco, io non lo leggerò tutto, altrimenti ci vorrebbe mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi sintetizzo alcuni passaggi per farvi capire i criteri che hanno ispirato la scelta di questo tecnico super partes. Bruno Della Vedova è professore associato di geofisica applicata presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Trieste, alle spalle una laurea in scienze geologiche all'Università di Trieste e 2 anni di formazione e aggiornamento negli Stati Uniti. È presente in diversi programmi nel settore della geologia e geofisica applicata, con qualificate collaborazioni nazionali e internazionali, questo per quanto riguarda la sua attività di ricerca. È docente del corso di idrogeologia e misure geofisiche in pozzo per la laurea triennale in ingegneria civile e ambientale del corso di processi idrogeologici e sfruttamento dei fluidi, nell'ambito della laurea specialistica in ingegneria ambientale del territorio, e è anche stato direttore del master interfacoltà secondo livello in caratterizzazione ed uso sostenibile delle risorse del territorio presso il polo di Gorizia. Tra i vari progetti di ricerca di cui si è occupato ce n'è uno in particolare sullo studio della circolazione di fluidi, la ricostruzione di processi geologici e tettonici e il rinvenimento e sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche, nella fattispecie l'energia geotermica. Quindi siamo di fronte, insomma, direi, ad uno dei massimi esperti probabilmente in materia di geotermia. Io farei una prima domanda al sindaco, molto ampia, di modo che lui possa in modo sintetico farci capire che cosa vuol fare. E una domanda sempre aperta al nostro tecnico, al professor Bruno Della Vedova, di modo che possa spiegare in parole semplici e fruibili per tutti che roba è la geotermia, quali vantaggi porta. Per fare la mia domanda al sindaco prendo spunto, scusate l'autocitazione, io non mi sono presentato ma sono il responsabile della redazione di Ferrara del Resto del Carlino, che qualche giorno fa ha intervistato l'amministratore delegato di ERA, il dottor Chiarini, sul progetto, una serie di domande anche scomode. Ad una lui ha risposto così: l'investimento si farà se la città e il sindaco lo giudicheranno come un valore aggiunto, come un'occasione capace di creare benessere.
altrimenti si blocca tutto e noi come azienda risparmiamo 50 milioni di euro. Chiedo al sindaco cosa vuol fare, cosa ne pensa e se ha intenzione di proseguire o di non proseguire, insomma. A lei è facoltà di rispondere. Allora, intanto grazie al direttore, ma grazie a quelli che sono in sala o anche quelli che sono fuori, a tutti quanti, perché comunque la manifestazione di interesse è il presupposto di questo incontro. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché è un impegno che abbiamo preso, nel senso che nell'incontro che abbiamo avuto a Malborghetto qualche settimana fa c'è stata una richiesta, sono state due richieste dai cittadini. La prima era: non vogliamo discutere con una procedura aperta, così come è successo a Ponte Gradella. Quindi chiediamo al sindaco di interpellare ERA e su un piano che non è un piano giuridico ma è un piano politico istituzionale di chiedergli di sospendere la presentazione della nuova domanda che si chiama screening per la trivellazione nella zona di Via Conchetta. L'altra cosa è la richiesta di, cioè, una serie numerosissima di domande che riguardavano una sfera molto ampia, che non era solamente collegata al progetto specifico della geotermia in Via Conchetta, ma che erano legate all'attivazione, ai rapporti con il termovalorizzatore, un sacco di problemi legati alla tariffazione, a come viene calcolata la tariffa, a un sacco di problemi che erano legati alle emissioni di inquinanti o meno attraverso questo progetto, ai problemi legati al sisma. Quindi l'impegno era: ci troviamo, ne parliamo in una serie di incontri, siccome lì veniva una domanda sulla salute, una domanda sulle emissioni, una domanda sul terremoto, una domanda sul progetto specifico e tecnico, una domanda su... E quindi abbiamo detto: abbiamo bisogno di fare 3 o 4 incontri in maniera tale da esaminarli con serenità, perché va approfondito il tema senza che ci sia il fiato sul collo di una procedura attivata. È esattamente il contrario del problema che ci siamo trovati come amministrazione ad affrontare, perché del problema della geotermia nella zona est se ne è parlato anche in convegni pubblici a partire dal 2008-2009, però la domanda che ha riguardato la implementazione, cioè la richiesta di permesso di screening, cioè di perforazione a Ponte Gradella, è stata presentata, mi pare di ricordare, alla fine di luglio dell'anno scorso e ha messo l'amministrazione nelle condizioni di dover rincorrere il dialogo con i cittadini. Cioè i cittadini hanno cominciato a dire: l'avete presentata, era senza discuterne, fate le cose di nascosto, a cavallo di Ferragosto. Poi in realtà noi abbiamo chiesto alla Regione di attivare tutta una serie di percorsi. La Regione ha tenuto, diciamo così, i tempi massimi, per cui quel tipo di procedura si è conclusa solamente a marzo, aprile di quest'anno. Però noi abbiamo presentato qualche decina di osservazioni. I cittadini, direttamente o indirettamente, hanno potuto prendere atto delle richieste di chiarimento tecnico e anche delle proposte. Si è chiuso quell'iter, però dovendo esaminare a richiesta dei cittadini, i cittadini poi sono tutti uguali anche se sono tutti diversi, quindi a richiesta dei cittadini se quella scelta di ERA fosse una scelta come era il sospetto, cioè una scelta già definita, hanno già comprato l'area, hanno già deciso, voi comune non potete farci nulla, hanno già deciso loro, voi non contate niente, quindi noi cittadini è inutile che discutiamo. Qui abbiamo voluto partire da zero. Quindi non c'è nessuna domanda confezionata, ERA potrebbe iniziare, credo, le trivellazioni domani pomeriggio a Ponte Gradella. Io mi ero impegnato con quei cittadini a verificare con ERA se ci fossero soluzioni alternative. Non c'è mai stato l'occasione di approfondire con la cittadinanza che cos'è la geotermia e che cos'è questo progetto. E tantomeno poi i collegamenti di questo progetto con la salute, i temi di questo progetto con la tariffazione, che sappiamo rappresenta per molti cittadini un problema, e quindi abbiamo deciso, con l'impegno assunto a Malborghetto, di assumerci questo impegno, cosa che stiamo mantenendo. Faccio solo una precisazione: oggi non riusciamo a parlare di tutto il progetto, perché non è così, nel senso che il progetto, per quello che ho compreso io, poi magari qua ci sono dei tecnici che mi possono smentire, il progetto in sé è lo stesso identico di Ponte Gradella messo in un altro posto, quindi il 98% del progetto è identico, non è differente.
Che cosa però c'è di differente? C'è di differente quello che sta sotto, perché evidentemente c'è una profondità della perforazione che è diversa, e c'è un orientamento dello scavo, cioè della captazione della faglia, che è in direzione diversa. Quindi su questi aspetti, che sono aspetti che distinguono i due progetti perché sono in due posti diversi, evidentemente ci sono degli elementi di diversità che, se non siamo in grado di approfondire oggi, saremo in grado di approfondirli separatamente quando avrà proceduto all'identificazione di esattamente di come succede, perché tutto il resto è già desumibile da internet sulla scorta dei dati che era dovuto presentare alla regione. Perché faccio un altro inciso: questa procedura è una procedura che non vede l'amministrazione comunale come soggetto direttamente responsabile dell'iter, cioè non è che alla fine rilasciamo un'autorizzazione. L'autorizzazione allo screening la rilascia la Regione Emilia-Romagna, l'autorizzazione al funzionamento lo rilascerà ad esito della conferenza dei servizi l'amministrazione provinciale. Quindi il sindaco qui si è interposto in una procedura dicendo: fermi tutti, i cittadini vogliono capirci. La domanda che, e concludo, ha fatto bene, scusi sindaco, non la volevo interrompere, ha fatto bene a inquadrare il senso e le motivazioni che hanno spinto a organizzare questi incontri, che sono un percorso di approfondimento e conoscenza che peraltro non si esaurirà in questi tre incontri che vi ho detto, ma probabilmente potrebbe sfociare. Ma c'è anche la disponibilità a farne altri, lo dicevo ieri, anche tornando a Malborghetto, non è questo il tema. Il tema è che non possiamo frammentare la città per strade e per quartieri a seconda dei singoli progetti. Certo. È ovvio che l'incidenza è diversa nei singoli quartieri o nelle singole realtà, però un progetto come questo è un progetto che riguarda la città. Dopodiché rispondo alla sollecitazione di Chiarini e dico che questo progetto si fa se la città lo chiede, cioè se la città condivide un percorso. Io non sono per abolire la democrazia rappresentativa, non sono per abolire il Consiglio Comunale e fare delle assemblee di popolo dove decide chi urla più forte o è in grado di mobilitare più persone. Credo ancora alla democrazia rappresentativa, altrimenti dovrei chiedere le dimissioni di tutti i consiglieri comunali oltre che della Giunta. Però è chiaro che i cittadini hanno diritto di un interpello diretto e personale. Quindi all'amministratore delegato di ERA io dico: è vero, se la città la chiede questa cosa, nel senso che ci dimostra ERA e siamo in grado di comprendere e di condividere, che dal punto di vista ambientale, cioè della salute di tutti i cittadini, dal punto di vista anche economico, questo rappresenta un vantaggio, se dal punto di vista dell'investimento che viene fatto nella città, comunque sia 50 milioni di investimento non sono una bazzecola, e anche se la città è una città un po' timida da questo punto di vista, quindi si dice sempre al sindaco porta del lavoro, però, ma soprattutto se ci convinciamo anche nei termini generali, cioè è vero che questo progetto dà nuova vita al termovalorizzatore, cioè ci catena ancora di più, è vero che in questo progetto aumenta le emissioni in città invece che diminuirle, è vero che questo progetto produce rischi di carattere sismico o non è vero? Se la città condivide un percorso, si chiama democrazia partecipata, che non abolisce la democrazia rappresentativa, ma sia pure con tanta fatica, perché organizzare questi incontri rappresenta un ulteriore investimento in termini, ma è un investimento doveroso in questi termini. Non c'è più nessuno che delega fortunatamente con gli occhi bendati a nessun consiglio comunale decisioni di questa portata. Però o ci crediamo alla democrazia rappresentativa e alla democrazia partecipata e quindi facciamo degli incontri, e quindi alla fine di questo percorso la città o con una consultazione o con un altro sistema o comunque ci convinciamo tutti che questo è un progetto che vale per la città, e allora lo facciamo. Altrimenti ERA farà come ha fatto, in cui in altre realtà della regione, oggi anche del Veneto, può fare investimenti in questo e in altri settori, e questo è nella sua dinamica e nella sua libertà aziendale. A me dispiaceva chiudere questo percorso, quindi io non dico che lo chiudo, cioè che lo porto a termine, dico che do la possibilità a questa città di interrogarsi, alle associazioni ambientaliste, ai sindacati, ai rappresentanti delle categorie imprenditoriali, ai cittadini che abitano in via Conchetta, ma anche ai cittadini che abitano a Cassana, che la geotermia identica ce l'hanno da alcune decine di anni. Fare una riflessione anche a coloro che sono col loro condominio allacciati alla geotermia e hanno visto lievitare nel tempo i costi della bolletta e si domandano il perché. Quindi abbiamo bisogno di fare una verifica d'ampio spettro su che cos'è questo animale che si chiama geotermia, e poi alla fine, se questo animale diventa domestico, lo teniamo in casa, se torna a essere una fiera feroce lo mettiamo fuori dalla porta. Quindi